Se ti piace il lavoro che facciamo, puoi seguire la nuova newsletter di Ricorda il mio nome. Arriva 2 volte al mese e approfondisce temi giuridici e casi diversi da quelli che trattiamo nel podcast. Trovi tutte le informazioni nella descrizione dell'episodio. Al largo del canale di Panama, nel mezzo del Mar dei Caraibi, c'è un arcipelago di oltre 350 isole. Per arrivarci è necessario percorrere prima una strada tortuosa tra le montagne, poi imbarcarsi con un motoscafo manovrato da uomini minuti, dal petto glabro e moro. Infine, dopo essersi lasciati alle spalle il verde delle mangrovie che si buttano in mare in uno dei tanti piccoli porti della costa, ecco che all'orizzonte appare la meraviglia, come fosse disegnata. Le palme spuntano da pezzetti di sabbia immersi nel turchese del Mar Caraibico e svettano nel cielo a creare il contrasto perfetto da cartolina. Ma non sono cartoline, non sono disegni. Sono le isole San Blas, abitate dalla comunità autonoma dei Guna Yala, una delle poche società matriarcali ancora esistenti. Qui le donne comandano da sempre, da quando il mondo si reggeva su equilibri di pace e prosperità. Secondo alcune ricerche, il matriarcato è stata l'organizzazione originale della società, sostituita solo in seguito dal patriarcato. Nel mondo matriarcale non c'erano guerre, non c'era sopraffazione, si viveva seguendo i cicli della vita, praticando l'agricoltura e l'autosostentamento. Le comunità matriarcali erano e sono fondate sulla parità di genere e sulla collaborazione generazionale. I clan si aiutano a vicenda e non è necessario instaurare rapporti di forza perché non esiste nemmeno la proprietà privata. Non esiste l'oppressione di un genere sull'altro. Il matriarcato non è l'opposizione al patriarcato, ma un modo ancestrale e naturale di vivere in comunità, dove la donna, fonte di vita tanto quanto la terra, è per questo considerata sacra. Gli uomini non sono perciò emarginati, ma hanno importanti ruoli di sostegno all'esterno, mentre le donne restano fondamentali all'interno. E così, nessun lavoro è considerato di minore valore se contribuisce al benessere della società. Oggi sono pochissime le comunità matriarcali nel mondo, per lo più resistite al progresso e alla colonizzazione. Se ne trovano in Asia, come Minangkabau in Indonesia e Mosu in Cina, ma anche in Africa, come Tuareg, in America del Nord, come i nativi irochesi, e in America Latina, come gli Zapotechi e i Guna Yala, appunto. Ma anche se non è facile trovare intere società matriarcali nel mondo contemporaneo, possiamo dire che ovunque, anche nelle nostre città, si trovano esempi di donne che portano avanti piccole comunità. Nonne, madri e figlie cui uomini per un qualche motivo sono assenti, se ne sono andati o cedono il passo. Donne che per volontà o per esigenza dirigono famiglie in cui non c'è sopraffazione ma collaborazione. E forse sarebbe cresciuto proprio così il piccolo Evan, con la bisnonna, la nonna, la zia e la mamma, circondato da quell'amore ancestrale che non distrugge ma crea. Sarebbe cresciuto così se chi l'ha concepito non avesse deciso per lui e la sua mamma. In Italia viene compiuto un femminicidio ogni 3 giorni. Ogni 72 ore una donna viene uccisa per mano di un uomo per il solo fatto di essere donna, perché è considerato un oggetto, qualcosa da possedere e, se serve, da eliminare. Io sono Anna Bardazzi e questo è Ricorda il mio nome, un podcast che racconta le storie di donne uccise perché donne, affinché possano essere ricordate come persone e non come un numero. Le loro storie ci dimostrano che gli autori di femminicidio non sono dei pazzi, sono soltanto degli uomini qualunque. Per i contenuti di questo podcast se ne sconsiglia l'ascolto a minori e persone con una spiccata sensibilità. Jennifer Zacconi.
Jennifer Zacconi nasce il 23 maggio del 1985. La sua è un'infanzia come molte, alla periferia di una grande città, Venezia. Quando i genitori si separano, lei resta a vivere con la madre Anna Maria, la sorella Angela, la nonna Ines. Il padre Tullio, invece, si trasferisce in Bulgaria, dove gestisce uno zuccherificio. In casa con loro, a Mestre, c'è anche il nipote di Anna Maria, Marco Andrea, figlio della sorella del suo ex marito, che è sotto la sua tutela. È il 2004. Jennifer ha 19 anni e ama tantissimo cantare. Con gli amici frequenta spesso un locale di Olmo di Martellago, l'Affinity Club, dove si fa karaoke. È qui che la ragazza conosce Lucio Niero, il proprietario. Tra i due c'è subito intesa, anche se l'uomo è molto più grande, ha 13 anni più di Jennifer, 32. È anche sposato e ha due figli, ma questo non gli impedisce di iniziare una relazione con la ragazza. Anzi, per frequentarla Niero lascia un'altra amante con cui si frequenta da tempo. Vivono la loro storia praticamente soltanto all'Affinity. Lei va lì tutte le sere, lui si ferma oltre la chiusura, che di solito è alle 4, per un paio d'ore. Ogni giorno, tranne il lunedì, quando il locale non apre. Non si vedono mai in altri momenti, non fanno vacanze insieme o weekend, eppure sono come fidanzati. Niero conosce anche i genitori di Jennifer. Sia Anna Maria che Tullio sanno che è sposato, che ha figli e gli dicono non farla soffrire. Nella primavera del 2005 Jennifer e la sua famiglia vengono sfrattate dalla casa Ater in cui vivono. L'Ater è l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale, cioè l'ente che assegna quelle che in gergo comune si chiamano case popolari. A questo punto, queste donne che fino ad oggi se la sono cavata senza un uomo, si affidano sfinite all'aiuto di Lucio, che considerano ormai uno di famiglia. È lui quindi che accompagna Jennifer e la madre in agenzia e paga per loro la cauzione. Così le due, insieme al resto dei parenti, si trasferiscono in una nuova casa a Olmo, non lontano dall'Affinity. È un periodo complicato. Jennifer non lavora, Niero le passa 150-200 euro a settimana. Anna Maria, per rilanciare la sua attività di cartomante, gli chiede quindi un prestito. Ha bisogno di 10.000 euro, che poi gli renderà. Lui però non li ha. Prima dell'Affinity gestiva un altro locale, ma da quando ha ceduto l'attività non ha ancora ricevuto tutti i soldi che gli sono dovuti. Nemmeno il nuovo club va tanto bene e i debiti aumentano. Perciò i soldi li chiede a un'altra persona per conto di Anna Maria. Passano alcuni mesi, siamo ad agosto. Niero trascorre una settimana a casa di Jennifer. Sua moglie e i bambini sono in vacanza. L'uomo che gli ha prestato i soldi per Anna Maria si presenta all'Affinity il 30 del mese, minaccia Lucio, rivuole i suoi soldi, gli fa un occhio nero. La madre di Jennifer corre a denunciarlo, non è ancora riuscita a recuperare tutti i soldi che gli deve. E poi accade. Verso metà settembre Jennifer sta aspettando l'arrivo delle mestruazioni, che non arrivano. Un test conferma i suoi sospetti, è incinta del figlio di Lucio Niero. Quando glielo comunica, lui non la prende bene. «Sono sposato, ho già dei figli, devi abortire». «E poi non prendevi la pillola?» «Ho smesso da tanto», dice lei. Dopo aver parlato coi suoi genitori, Jennifer decide di tenere il bambino, anche se lui, quello che ritiene il suo fidanzato, è stato chiaro. Non se ne occuperà, in nessun modo. Ma lei, coi suoi 20 anni e tutta la speranza per il futuro di quell'età, non l'ascolta. Pensa, forse, che cambierà idea. Pensa che col passare dei mesi si innamorerà di quella vita che cresce in lei. Ma non accadrà. I mesi passano, la pancia cresce. Niero è costretto a chiudere l'Affinity. A novembre del 2005 già lavora in un bar di Venezia perché deve guadagnare qualcosa per la sua famiglia. Non va a nessuna visita né ecografia, non compra niente al bambino, ribadisce sempre che la questione riguarda soltanto la futura mamma, non lui. Lui una famiglia ce l'ha già e non vuole problemi.
Jennifer non chiede mai a Lucio di lasciare la moglie, ma comincia a maturare la convinzione che lui debba in qualche modo partecipare. Anche se non vuole riconoscerlo, è tenuto a fare la sua parte economicamente. Forse ha perso quelle speranze che nutriva all'inizio. Ha capito che crescere un bambino non è uno scherzo, che servono soldi che né lei né la sua famiglia hanno. E l'uomo che ha concepito questo figlio tanto quanto lei deve partecipare. Ma su questo punto i due non saranno mai d'accordo, fino a quella notte in cui tutto cambierà. Alla nascita mancano pochi giorni. La data presunta del parto è il 17 maggio 2006 ed è già tutto pronto. Il bambino è un maschio, si chiamerà Evan. È sano, le 37 settimane, quelle oltre le quali un neonato è considerato a termine, sono appena passate e Jennifer sta bene. È pronta per dare alla luce quel figlio arrivato all'improvviso e che ormai vuole con tutta se stessa. La sera del 29 aprile la ragazza si prepara per uscire. «Dove vai?» le chiede la madre. «Esco con Lucio». I due ormai si vedono poco, ma ogni tanto si danno appuntamento non lontano da casa di lei. Prima di uscire, Jennifer parla un po' al telefono con la sua migliore amica, Valentina. Sembra fiduciosa, forse l'uomo ha cambiato idea, ci ha ripensato. In fondo manca così poco all'arrivo di Evan. Jennifer esce e la serata trascorre. Poco dopo la mezzanotte, non vedendola ancora rientrare, Anna Maria chiama la figlia. Si preoccupa, è tardi e lei è incinta al nono mese. Jennifer però non risponde. Pochi minuti dopo squilla il cellulare del nipote, Marco Andrea, ed è proprio Anna Maria a rispondere. All'altro capo c'è Lucio Niero, che sta cercando Jennifer da un paio d'ore. Pensava di aver fatto il numero di Valentina. Racconta che è arrivato in ritardo all'appuntamento, ma che Jennifer non c'era più, o forse non si era mai presentata. Anna Maria prova a richiamare la figlia, ma niente, il cellulare suona a vuoto. Poco dopo riceve proprio da lei un SMS che dice: «Mamma, sono quasi arrivata a Novagorica al casinò. Non preoccuparti, sono in ottima compagnia di una futura mamma e suo fratello. Se saremo stanchi ci fermiamo a casa sua a Parenzo. Torno domani o al massimo lunedì. Sono stanca di essere presa in giro da Lucio. Adesso seguo l'istinto e non più il cuore». Nonostante il messaggio, Anna Maria continua a provare a contattare la figlia fino alla mattina successiva. Chiama anche Valentina, che però non ha notizie. Jennifer doveva vedersi con Lucio alle 10, non so altro. Così il giorno dopo, il 30 aprile, le due si recano insieme dai carabinieri di Scorzè per denunciare la scomparsa di Jennifer. La prima persona che i carabinieri sentono è proprio Lucio Niero. L'uomo racconta di essersi recato all'appuntamento con Jennifer con l'auto della moglie, una Ford Focus, e di essere arrivato un po' in ritardo, che non vedendola sul posto, dopo un po' aveva iniziato a cercarla nei locali che erano soliti frequentare e infine aveva fatto un giro di telefonate. Dopo aver parlato con Anna Maria aveva cercato ancora, senza successo. In quei giorni gli uomini dell'arma sentono molti testimoni. La ex amante di Niero, alcune amiche e alcuni amici di Jennifer, la famiglia di lei. Angela, la sorella, è sicura che non possa essere andata a Novagorica. Anna Maria chiama addirittura il direttore del casinò. La ragazza non si è mai fatta vedere. Il giorno dopo la denuncia viene fatto il nome dell'uomo che aveva un credito con Niero. È proprio Anna Maria a parlarne, sostenendo che la sparizione della figlia potrebbe essere una ritorsione per la sua denuncia. Poi succede qualcosa di imprevisto. Il 4 maggio, 5 giorni dopo la scomparsa di Jennifer, di cui non si sa ancora niente, la moglie di Lucio Niero si presenta ai carabinieri. Non vede il marito dalla mattina precedente. Erano usciti di casa insieme, ognuno con la propria macchina. L'uomo aveva recuperato la sua, che era dal meccanico, il 2 maggio. Verso le 10, Niero aveva scritto alla moglie dicendole che stava andando a Venezia a prendere dei documenti, poi non si era più fatto vivo. Alle 21,
Non riuscendo a rintracciarlo, la donna si era messa a cercarlo col cognato, prima all'Affinity, poi a Mestre, dove di solito parcheggiava l'auto quando andava a lavorare al bar. E l'auto era proprio lì, ma niente faceva dedurre cosa gli fosse successo. Intanto, il telefono di Niero continuava a squillare a vuoto. Così avevano cercato anche negli ospedali, per poi andare dai carabinieri. Agli uomini dell'arma la donna consegna la propria auto, la Ford Focus con cui il marito si era recato all'appuntamento con Jennifer il 29 aprile, e i vestiti che indossava quella sera. Si era accorta, lavandoli, che erano molto sporchi di fango e che la felpa, anche dopo averla lavata, aveva dei grossi aloni all'altezza degli avambracci. Niero aveva spiegato alla moglie che i suoi abiti erano così sporchi perché aveva prestato soccorso a uno scooterista che aveva avuto un incidente. I carabinieri le chiedono quindi di Jennifer, ma lei non la conosce, non sa niente, ovviamente, della relazione del marito con la ragazza e non aveva mai frequentato l'Affinity avendo due bambini molto piccoli di cui occuparsi la sera. Mentre cercano sia Niero che Zacconi, le forze dell'ordine continuano ad ascoltare parenti e conoscenti di entrambi. Tutti confermano che Lucio ha sempre ribadito che non si sarebbe mai occupato del figlio in arrivo, che non lo avrebbe riconosciuto e che la questione riguardava solo la madre, che aveva deciso di tenerlo nonostante lui non lo volesse. Poi arriva il 6 maggio. Dalla scomparsa di Jennifer è trascorsa una settimana. Da quella dell'uomo 3 giorni. La moglie di Niero riceve una telefonata. È il marito, che si trova alla stazione centrale di Milano e le chiede di raggiungerlo. Non sa, anche se poi dirà di averlo immaginato, che lei arriverà coi carabinieri. In caserma, Lucio Niero viene interrogato per tutta la notte. All'inizio prova a negare, poi verso l'alba ammette: Jennifer quella sera era con me. Ecco cosa racconta i carabinieri. I due si sono incontrati come convenuto la sera del 29 aprile e poi sono andati in un locale, il bar Mamao di Milano. Rientrando, Niero si è fermato per fare benzina presso lo stesso distributore in cui aveva lasciato la sua auto a riparare pochi giorni prima. All'improvviso sono apparsi 3 uomini, forse slavi, dice lui. Uno ha tenuto bloccata la portiera per impedirgli di uscire mentre gli altri 2 hanno cercato di prendere Jennifer. La ragazza però è riuscita a scappare correndo nei campi. Il primo uomo, spaventato, è risalito sull'auto con la quale erano arrivati, invitando Niero a fare lo stesso. L'uomo quindi ammette di aver accettato l'invito e di essere ripartito, lasciando Jennifer sola con i 2 sconosciuti. Dopo ha girovagato sperando di trovarla, facendo qualche telefonata per capire se fosse tornata a casa, ma era in confusione, non ha pensato di chiamare direttamente lei. Quando ha saputo che era scomparsa, ha avuto paura e ha subito pensato all'uomo a cui doveva dei soldi per conto di Anna Maria. Anche il 3 maggio è sparito perché 2 uomini l'avevano minacciato, dicendo che se non avesse reso i soldi, i suoi figli non sarebbero arrivati alle elementari. Ma questa è soltanto una delle verità raccontate da Lucio Niero. Quella esatta forse non potremo mai saperla. Quel che è certo è che ciò che è successo quella notte è molto più spaventoso di quanto abbia provato a farci credere Niero. La fossa era già lì, pronta per accogliere lei e il figlio che portava in grembo. Era lì per caso, insieme a molte altre, scavate per tenere a dimora delle magnolie. Era lì, umida e terrosa, destino atroce e senza scampo di una ragazza e del suo bambino pronto a nascere. Chissà se non ci fosse stata quella buca che solo poco prima aveva accolto la vita, forse Jennifer e Evan sarebbero ancora vivi. La sera del 29 aprile, Jennifer e Lucio si incontrano come previsto. Poi vanno in un locale di Milano. Si siedono fuori, l'aria inizia a essere tiepida. Bevono qualcosa, discutono. Lei gli ribadisce ancora una volta che lui deve partecipare almeno economicamente alla vita di Evan. Lui si rifiuta. Ti avevo detto di non tenerlo, io non ho soldi.
insiste che non vuole saperne niente delle sue pretese. I vestiti, un appartamento più grande, tutto quello che può servire. Ha già una moglie e due figli da mantenere. L'Affinity è fallito e lui guadagna solo 1000 euro al mese. Quando risalgono in macchina, la lite continua. Quel che sappiamo ci arriva da un'unica versione, quella di Niero. Lei lo offende, gli urla contro, gli dice che racconterà tutto alla moglie, che lo rovinerà. Poi, irritato, l'uomo inchioda proprio nei pressi del benzinaio che frequenta di solito, a Maerne. I due scendono di macchina. Lei, dice lui, lo schiaffeggia, continua a offenderlo. Così in risposta lui la spintona e la fa cadere. Ma poi se ne pente e cerca di aiutarla a rialzarsi. Lei rifiuta l'aiuto e la lite riprende in toni ancora più accesi. Niero la insegue, la spinge, la fa cadere ancora. Prova a soffocarla, forse con uno spago, forse a mani nude, non ricorda bene. Quando si accorge che non respira più, la trascina in una buca aperta nel terreno che confina col benzinaio. È l'esame autoptico a svelare poi il resto. Lucio Niero ha colpito Jennifer Zacconi con estrema forza e brutalità più volte, con calci e pugni. Poi, quando ha pensato che fosse morta, l'ha coperta con della terra e dei rami e se n'è andato. Ha messo in scena le telefonate e la ricerca della ragazza. Ha inviato il messaggio ad Anna Maria col telefono di Jennifer rimasto nella sua auto ed è tornato a casa. La mattina dopo si è liberato del cellulare. Poi ha continuato la sua vita. Il 2 maggio, 3 giorni dopo il femminicidio della sua amante, è tornato con la moglie al benzinaio di Maerne a ritirare la sua Golf. Il 3 maggio, poi, è fuggito. Dopo la confessione, l'uomo accompagna i carabinieri lì dove Jennifer e il piccolo Evan sono sotterrati, in quella tomba nella terra fresca, come piante lasciate a germogliare. Il 10 maggio il giudice per le indagini preliminari convalida il fermo e applica la misura della custodia cautelare in carcere per Lucio Niero. La difesa di Niero chiede il rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. Come in molti casi di femminicidio, si punta a stabilire se ci fosse o meno capacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Nel caso di Niero, nessun elemento acquisito durante le indagini faceva pensare a una parziale o totale infermità di mente. L'uomo aveva seguito studi regolari conseguendo il diploma alberghiero. Aveva lavorato normalmente, anzi avviato delle attività imprenditoriali con buoni risultati. Aveva una famiglia e degli amici, una tranquilla socialità. Il sacerdote della sua parrocchia, interrogato, lo aveva definito una brava persona, mite e generosa. Quando il perito stila la sua relazione, definisce Niero un uomo con normale intelligenza e immune da patologie e disturbi che possano farlo ritenere malato di mente. Di sicuro ha una carica emozionale di tipo impulsivo e soffre di un disturbo della personalità non facilmente inquadrabile che non è però di intensità così elevata da interferire in maniera significativa sulle sue capacità critiche e quindi sulla capacità di intendere e di volere, sia in generale che al momento dei fatti. Il perito però aggiunge anche che la reazione abnorme che il Niero ha palesato nel momento in cui ha iniziato a colpire la vittima è sicuramente espressione di un restringimento del campo di coscienza. Niero, infatti, non ha mai ammesso di aver picchiato Jennifer Zacconi. Solo l'autopsia dimostrerà ciò che è successo, e cioè che la ragazza è stata brutalmente colpita più e più volte in un'esplosione di rabbia che corrisponde alla reazione d'impulso o cortocircuito, come definito dalla psicopatologia forense. In pratica, sostiene la difesa, Niero ha perso la testa. Questo stato di obnubilamento, però, riguarda soltanto la prima parte del delitto. Dopo aver picchiato Jennifer, l'uomo ha agito lucidamente, stringendole una corda al collo e sotterrandola perché ormai considerata morta.
Secondo il giudice di primo grado, la presunta amnesia è solo una strategia di difesa, tra l'altro, viene da aggiungere, utilizzata spesso in casi simili, in cui si cerca di imputare la colpa all'impeto e quindi a un qualche disturbo mentale. In definitiva, Niero viene giudicato capace di intendere di volere e privo di vizi di mente, anche parziali, e anche in presenza di un eventuale stato crepuscolare, cioè di un restringimento del campo di coscienza. L'altra strategia difensiva degli avvocati di Niero riguarda l'accusa. Si tratterebbe di tentato omicidio con successiva morte a titolo di colpa, ovvero la morte di Jennifer e Evan sarebbe solo una conseguenza della condotta dell'uomo, ma non ci sarebbe dolo. Questo perché l'autopsia rivela che la ragazza è morta non per le percosse o lo strangolamento, ma per aver respirato del fango. Jennifer, quindi, è morta affogata. Ma il giudice non sarà d'accordo e darà ragione alla richiesta di omicidio volontario del PM. Perché poco importa come siano morti Jennifer e Evan, il comportamento di Niero era tale da avere come obiettivo la loro morte, tanto da averla creduta morta e aver sotterrato la ragazza. Si legge nella sentenza che in questo femminicidio ricorre un preciso nesso di causalità tra gli atti compiuti con animus nefandi, le violente percosse e il tentativo di strangolamento, e la morte, sicché l'eventuale errore, Niero l'avrebbe sepolta credendola già morta, al quale essa sia effettivamente seguita, è irrilevante. In conclusione, si legge ancora, Niero Luce risponde a parere di questo giudice di omicidio volontario, perché compiendo volontariamente atti idonei diretti a provocare la morte di Jennifer Zacconi, calci, pugni, strangolamento, ne ha provocato la morte o nel corso del pestaggio, tenendole la testa schiacciata nel fango in modo da affogarvela, oppure riducendola in stato di incoscienza così profonda da non essere in grado di liberarsi della poca terra con la quale l'ha ricoperta. In ogni caso, coprendola di terra ben consapevole che non era più in grado di opporre alcuna difesa e che il mezzo che stava adoperando era idoneo a cagionarne il decesso nella ipotesi che fosse ancora viva e in grado di essere salvata, con dolo diretto e non certo per colpa. Il pubblico ministero chiede le aggravanti di premeditazione, crudeltà e minorata difesa. Nel primo caso non verrà riconosciuta la premeditazione perché non ci sono elementi a conferma. Per il PM, Niero, avendo portato l'auto a riparare pochi giorni prima, sapeva che in quel campo c'erano già delle buche scavate e si è fermato lì volutamente. In più, si è recato all'appuntamento con l'auto della moglie. Ma non ci sono prove che i fatti si siano svolti come sostiene l'accusa e per questo il giudice non accoglie la richiesta. Accoglierà invece quella per le aggravanti di crudeltà e di minorata difesa perché al momento del femminicidio Jennifer Zacconi era incinta di quasi 9 mesi e quindi rallentata nei movimenti e di conseguenza nella fuga. Infine, il processo di primo grado si soffermerà su una questione ancora oggi, dopo quasi 20 anni, molto dibattuta. La morte di Evan, sopraggiunta alcuni minuti dopo quella della madre come conseguenza diretta del suo decesso, come deve essere inquadrata giuridicamente? Per la giurisprudenza, l'inizio della vita umana si ha con il distacco del feto dall'utero materno e questo viene ricavato attraverso un procedimento di interpretazione sistematica di altre norme penali, in particolare l'articolo 578 del Codice Penale che sanziona con pene molto più basse rispetto a quelle previste per l'omicidio, la madre che cagiona la morte del neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono morale o materiale. Da qui la giurisprudenza desume che, se non sussistono le condizioni di abbandono morale o materiale, anche per la morte del feto durante il parto si applicheranno le pene relative all'omicidio, doloso o colposo che sia. Per esempio, per i casi di colpa medica per morte del neonato durante il parto.
Invece, se la morte del feto precede questo momento, quindi si verifica prima dell'inizio del travaglio, si tratterà di procurato aborto. Chiaramente questa distinzione può apparire ingiusta e difficile da capire. Com'è possibile parlare solo di procurato aborto per un bambino che poteva nascere a momenti o essere già nato, che poteva essere salvato? Eppure, proprio a causa della poca certezza che c'è sul punto e che sicuramente richiederebbe un intervento legislativo anche per il numero sempre maggiore di femminicidi causati da una gravidanza, il giudice di primo grado addirittura ritiene che quello di Evan non sia procurato aborto perché la sua morte non è derivata dalle percosse inferte alla madre e non ha preceduto la morte di lei, ma al contrario è stata successiva, un effetto collaterale dell'omicidio della madre non meritevole di una pena a sé stante. Questa decisione sarà poi ribaltata in appello, quando il giudice di secondo grado riconoscerà invece il procurato aborto, affermando che non è dato comprendere perché debba influire l'occasionale circostanza che la donna muoia prima o insieme con il feto e non invece gli sopravviva per un tempo più o meno lungo. Anche nel caso che il feto non sia autonomo e quindi il consapevole omicidio della donna incinta implichi necessariamente il procurato aborto, diversi sono i beni giuridici tutelati. Da un lato la vita della donna e il suo diritto alla procreazione e alla maternità e dall'altro la vita umana in genere dal suo inizio. Lucio Niero viene condannato il 7 aprile 2008 per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla minorata difesa. La pena è l'ergastolo, ridotto a 30 anni per il rito abbreviato. In appello, il 23 giugno 2009, la condanna sarà confermata con l'inclusione del reato di procurato aborto ai danni di suo figlio Evan. La Cassazione conferma la sentenza. Grazie all'indulto del 2006 gli vengono scontati 3 anni di carcere. Jennifer Zacconi era poco più di una bambina, i capelli colorati di un rosso acceso, il viso pulito di chi è uscito da poco dall'adolescenza. Era così che affrontava il mondo, con la spensieratezza dell'età e la gioia di una vita tutta da scoprire. Si era innamorata di quell'uomo che le sembrava brillante, di successo. Proprietario di un locale frequentato da lei e dai suoi amici, deve esserle sembrato incredibile. Sentirsi grandi per il fatto di essere ricambiata da un uomo già sposato, con dei figli. L'impressione di vivere un amore totalizzante come soltanto certi amori sanno essere. Soffrire a ogni suo silenzio, aspettarlo, sentirsi felice per una sua attenzione. A Jennifer era successo quello che capita a molte ragazze cresciute sognando il grande amore. Illudersi che non c'è manipolazione, che c'è sempre una giustificazione a tutto, che l'amore è così, ma poi trionfa. Avrebbe compiuto 21 anni nemmeno un mese dopo, il 23 maggio, ma li avrebbe compiuti da mamma. Quel bambino, Evan, che non aveva previsto perché a 20 anni forse ancora non sai, nel mondo di oggi, cosa significa avere un figlio. Vai avanti con l'incoscienza dell'età, sei certa che andrà tutto bene. Credi, ne sei convinta, come molte altre prima di te, che prima del parto riuscirai a far cambiare idea a quel padre che non lo vuole. O se no, sicuramente dopo la nascita, appena lo vedrà. Sì, deve aver pensato questo Jennifer, come raccontano gli amici. Era sicura che prima o poi lui si sarebbe convinto e comunque c'era sempre la sua famiglia matriarcale, sua madre, sua sorella, sua nonna. Avrebbero cresciuto quel bambino tutte insieme, come tutte insieme stavano preparando il nido. La cameretta di Evan, in quella casa troppo piccola, il cui affitto era sempre più difficile da pagare, era già pronta. Non mancava più niente perché ormai il tempo era finito, era questione di giorni. Chissà se ci credeva davvero che Lucio Niero sarebbe cambiato, che quell'uomo d'improvviso distante, d'improvviso sposato con figli, avrebbe deciso di accettare Evan. Deve aver pensato, Jennifer,
Se si sente così responsabile per i figli che già ha, perché non dovrebbe fare lo stesso con quello che avremo insieme? E chissà com'è stato doloroso capire, forse per la prima volta davvero, che lui non sarebbe cambiato mai, che del suo terzo figlio non voleva sapere niente, che gli uomini così, quelli che ti mettono incinta mentre hanno una moglie e dei figli che dicono di amare, non si prendono mai le proprie responsabilità. Chissà cosa ha pensato mentre lui tentava di strangolarla. Deve aver pensato a Evan, stretto nel pancione di una mamma ancora troppo piccola, minuta, ragazza. Chissà se ha scalciato. Chissà se invece è rimasto fermo, in ascolto. Un feto alla 38ª settimana è grande come un'anguria. È già quel bambino che tutti immaginiamo, coi capelli appiccicati sulla testolina morbida, con le manine raggrinzite dal liquido amniotico, con quella bocca senza denti, pronta a urlare per la prima volta, la prima di tante volte. Avrà sperato fino alla fine, Jennifer, che l'uomo che le stava togliendo la vita ci ripensasse, che salvasse almeno Evan. Non saprà mai, per fortuna, che quel bambino è rimasto solo, per qualche minuto, nel buio della notte e della sua pancia ormai spenta, mentre l'uomo che l'aveva generato si allontanava indifferente. Ci hanno provato anche con Lucio Niero a farlo passare per instabile. Hanno tirato in ballo la relazione conflittuale col padre, e non è la prima volta, né sarà l'ultima, nei casi di femminicidio. Questi padri, anche loro uomini, che hanno cresciuto con la violenza ai figli maschi o con indifferenza, insomma che sono stati incapaci di essere genitori degni e di conseguenza avrebbero dato al mondo e alle donne uomini ugualmente indegni, incapaci di trattenere la rabbia, irresponsabili, assassini. A volte invece è colpa delle madri, dipende un po' dal contesto. Ma queste argomentazioni, negli ultimi anni, non vengono più prese in considerazione nei tribunali. Forse l'opinione pubblica, forse ancora i vicini di casa intervistati, eppure era un uomo così per bene, certo aveva preso le botte da piccolo, ma due schiaffi non hanno mai fatto male a nessuno. Forse i media, che ogni volta, quando c'è un femminicidio, si soffermano a indagarne l'autore per cercare di trovare una spiegazione, per provare a capire perché un uomo qualunque ha ucciso la moglie, la fidanzata, l'amante, la ex, la vicina, la collega, la figlia, la sconosciuta per strada. E ogni volta si scava nella famiglia, nel numero di volte che l'uomo ha fatto terapia, se andava in chiesa, quanti amici aveva, quanto sorrideva al mattino. Si sa tutto di questi uomini e si fatica a trovare l'età giusta della donna uccisa, perché di lei ci dimenticheremo domani, una tra le tante. Non è toccato a noi, ma meglio capire chi sono questi uomini, così possiamo riconoscerli. Lucio Niero era un giovane uomo che tradiva la moglie da anni, che aveva una doppia vita, mentre la donna che aveva sposato stava a casa a crescere i figli che avevano deciso di avere insieme. Un uomo così responsabile che quando la ragazza con cui faceva sesso da ormai oltre un anno gli aveva annunciato di essere incinta, lui voleva che abortisse. Che di fronte al rifiuto di lei di farlo, aveva chiarito subito che non si sarebbe occupato del bambino, che non l'avrebbe riconosciuto, però intanto continuava a vedere lei, giovane e bella. Ha ripetuto tante volte Niero che lui l'aveva detto a Jennifer: «Io questo bambino non lo riconosco». Forse il suo cognome era solo per i figli legittimi, non per il bastardo nato da una scappatella. Come se oggi, nel 2024, contasse ancora qualcosa il cognome del padre e non il suo affetto, il suo sostegno, la sua presenza. Quello che invece conta oggi è che anche senza riconoscere un figlio, tu padre sei obbligato a mantenerlo e a provvedere per lui. Lo dice la legge e forse Jennifer lo sapeva, forse aveva capito che poteva rivolgersi a un avvocato e che avrebbe vinto. Un tempo le donne venivano ingravidate e abbandonate, lasciate alle difficoltà di crescere un bambino da sole in una società che di certo non le ha mai favorite lavorativamente, mentre i padri biologici continuavano le loro vite. Non c'era modo di dimostrare niente,
oggi basta un test del DNA. Hanno provato a dire che Niero era troppo sotto stress, una moglie e due figli a casa, una fidanzatina incinta e testarda, il club che fallisce, il consumo di cocaina, ma nessun giudice si lascia più intenerire dai problemi personali. I problemi fanno parte della vita, non giustificano un'uccisione. Lucio Niero covava rabbia perché Jennifer Zacconi, scelta probabilmente perché giovane, innamorata, senza pretese, aveva alzato la testa. Non era disposta né ad abortire né a rinunciare ai soldi che lui doveva al loro figlio. Jennifer Zacconi, coi suoi 21 anni da compiere, era una giovane donna che aveva fatto del suo corpo quello che voleva e che pretendeva quanto le era dovuto, e a Niero questo non andava bene, perché le donne, le ragazze, per gli uomini come lui, devono essere subordinate, oggetto, mai ridestarsi, opporsi, pena la soppressione. Nel 2017 Lucio Niero ha avuto un permesso premio ed è potuto uscire per qualche ora dal carcere. È andato dalla sorella. Ha divorziato dalla moglie prima che venisse messa la sentenza e che si vedesse obbligato a risarcire Anna Maria, Tullio e Angela. Non possiede niente e non potrà mai pagare il risarcimento. Gli avvocati della madre hanno intentato una causa civile appellandosi a una normativa europea chiedendo allo Stato italiano di pagare l'indennizzo. Nel 2020 la Corte d'Appello ha negato il risarcimento. Oggi quella famiglia matriarcale che per decenni era rimasta unita non esiste più. Si è divisa in tanti pezzetti di dolore sparsi qua e là. Il benzinaio di Maerne ha cambiato insegna. I campi attorno non sono più campi, ma case, giardini. Nuova vita scorre sul terreno che è stata l'ultima culla di Evan e della sua mamma. Una vita che avrebbero meritato di vivere. E così sarà, per sempre, nei nostri pensieri, da qualche parte su un'isola delle San Blas. Ricorda il mio nome è un podcast scritto e narrato da Anna Bardazzi. Regia e sound design sono di Giulio Gheri. La consulenza legale è dell'avvocata Roberta Sandri. Le fonti sono elencate nei link in descrizione.